Inutile è un progetto che è nato come uno sfogo e quindi erano delle paginate fitte scritte su un quaderno andando in treno all'università di lingue che poi sono diventate canzoni per una serie strana di motivi e proprio per questo le canzoni non hanno una struttura canzone, strofa, ritornello, ma sono questi flussi di coscienza, quindi il passaggio dalla canzone alla scrittura in prosa è stato brevissimo. Io avevo già da tempo pensato di scrivere un libro, poi un romanzo era troppo complicato, non riuscivo a seguire i nomi dei personaggi, le trame, e quindi è nato Preghiera Underground, che è stato il nostro primo libro, è uscito con il primo CD, proprio per unire queste due cose. Infatti live facciamo questi reading, queste letture musicate. Sì, cioè, se già le canzoni sono piene di parole, i reading sono proprio, cioè, leggiamo quello che ha scritto lui, leggo quello che ha scritto lui, che lui scrive ma non sa leggere. Dormirai che un giorno forse avrà la voglia di cantare. Dici che oggi non è il giorno che ti faceva paura ieri. È fantastico come in questi momenti milioni di persone avranno gli stessi miei pensieri e non mi sento più unico. No, noi siamo un po' della scuola do it yourself, il disco l'abbiamo stampato da soli. Registrato da soli. Registrato due giorni nella nostra sala. Promosso da soli, portato in giro in concerti trovati da soli. Cioè, è una di quelle cose che te ti rendi davvero conto che se le vuoi fare ti devi togliere non un dito ma un braccio dal culo. Tre anni buoni che suoniamo, in tre anni abbiamo fatto un sacco di date solo perché lui manda un sacco di mail. Dal club all'enoteca in acustico, cioè sì, abbiamo preso veramente tutto dal Trentino alla Sicilia, ogni occasione era buona. Le prime date andavamo a Genova, ci davano 30 euro di benzina e li spendevamo 100. Cioè, quindi è una delle cose che piano piano però si gira l'Italia e questa cosa è bella, incontri gente, mangi cose buone. Vorrei urlarti una nuova canzone, ma solo il ritornello. E dice che se ai miei occhi mancano 4 decimi, alla mia bocca manchi solo tu. Dovremmo fare come gli imbianchini che grattano via i muri vecchi, li lasciano nudi, sanguinanti di polveri bianchi. Col disco nuovo speriamo di tirare fuori un prodotto valido perché ci si lavorerà molto, molto di più. Stiamo aspettando delle conferme, vediamo un attimino, però l'idea sarebbe quella di tirare fuori un prodotto che rispecchia comunque il live, a livello di anche sintetizzazione della faccenda, chitarra, batteria, sempre. Però magari coi suoni un po' più curati, a sto giro forse a click, perché noi non ci calba troppo il click, però... E niente, dai, poi tra un pochino ci vedi live. Le parole